Tutti sono andati su parte dell'orbita durante il terzo valico della quarta e della linea Francia-Ferroviere. Aggiungo questo elemento perché molto spesso i cittadini normalmente si incavolano quando i ferrovieri sono in sciopero. E volevo raccontarvi che proprio in questo periodo ultimamente ci sono un sacco di scioperi perché mentre raccontano che bisogna spendere 6 miliardi e 200 milioni di euro per realizzare il terzo valico, in questi giorni decidono di tagliare 9 linee utilizzate dai pendolari. Tanto secondo me è il senso dell'assurdità di questa operazione. I treni che servono per portare la gente a scuola a lavorare sappiamo purtroppo in che condizioni si trovano. Poi nel momento in cui bisogna tirare fuori 6 miliardi e 200 milioni, i soliti noti, in preciso per capirci, il gruppo Gavi si programma a costruire, evidentemente anche la storia che ci raccontano per cui siamo in crisi, anche se siamo in crisi, bisogna tagliare le pensioni, bisogna tagliare i diritti dei lavoratori. I soldi per fare il terzo valico si trovano. Guardate, io vi dico questa cosa perché dal punto di vista di spiegazione del progetto non ho detto tutto, chi mi ha preceduto l'ha fatto in maniera estremamente esaustiva, no? Un po' di tempo fa ci siamo svegliati in questo incubo della crisi economica e ci dicevano che questa è una crisi del debito. Io voglio solo ricordare che nel momento in cui dovranno costruire il terzo valico, questa roba qua produrrà ulteriormente del debito. E quindi nel momento in cui lo Stato dovrà mettere nuovi titoli azionari per poter finanziare quest'opera, poi dall'altra parte ci verranno a dire che dovremo andare nuovamente in pensione più tardi, le nostre scuole, i nostri ospedali, i servizi di questo paese dovranno essere messi in discussione. Bene, guarda, noi siamo convinti che questo sia inaccettabile. E permettetemi anche di fare un ringraziamento che non è un ringraziamento scontato, no? Perché di solito quando si parla dei matas, i sovversivi, i violenti, insomma, persone poco di buone. Poi invece il sindaco, il comune di Arquata, ha deciso che il notaio vuole parlare, vuole discutersi, e per questo lo ringraziamo. Anche perché veniamo dall'esperienza del consiglio comunale di Novi di ieri, in qualche modo, è stato qualcosa di deprimente, no? Dove un consiglio comunale decide nuovamente di dire. Sì, terzo valico, un'ottima cosa, bisogna assolutamente farlo. Noi al massimo dobbiamo gestire l'impatto che i lavori avranno sul territorio. Io sono convinto che voi non volete, a partire un po' dalle relazioni che mi hanno preceduto. Guardate, provare a mitigare l'impatto dei lavori della traversità del terzo valico su questo territorio è qualcosa di impossibile. Siamo al terzo progetto, rispetto al primo e al secondo progetto, sicuramente questo è meno formale, se così si può dire, dei temi che venivano presentati. Dopodiché tutti gli impatti che ci saranno rispetto alla nostra vita, rispetto alla vita quotidiana degli altoatesi, come dire, è qualcosa che non è assolutamente mitigabile. E quando i nuovi in quest'ultimo periodo, consiglieri regionali, consiglieri comunali, dicono ma no, dobbiamo fare come in Val di Susa, dobbiamo fare un bel osservatorio ambientale dove sedersi per provare a capire come riusciamo a mitigare l'impatto dell'opera. Peccato che la prima condizione che danno rispetto ai comitati di cittadini che si oppongono all'opera è quella di dire voi però non dovete essere pregiudizialmente contrari. Ci spiegate che però perché loro pregiudizialmente devono dire che quella cosa si deve fare, no? Mi sembra una cosa abbastanza incredibile, non mi sembra il modo di dialogare. Quando il Premier Monti dice che bisogna dialogare perché assolutamente non si può fermare il progresso, mi verrebbe da fare una domanda stupida, no? Stiamo parlando di 53 km di linea di alta velocità, stiamo parlando di cioè, una cosa che non avviene in nessun'altra parte d'Europa, ci stanno raccontando la palla, e permettetemi di dirlo, su questo sono bugiardi, che questa linea sarà contemporaneamente ad alta velocità e ad alta capacità. Quando si sa che questa è una palla, vedo un ferroviere che cosa è questa, no? Il ferroviere lo sa particolarmente. Perché le nostre linee, soprattutto se sono linee ad alta velocità, dove i treni transitano tra 300 e 350 km/h, hanno bisogno semplicemente della manutenzione. La manutenzione si fa la notte e le merci vengono trasportate la notte. Permettetemi di aggiungere ancora diciamo così, due cose che secondo me sono importanti. C'è una cosa di cui stasera non si è ancora parlato, sono convinto che l'avrebbe fatto Mario, sono convinto che l'avrebbero fatto poi gli altri. C'è questa spada di Damocle che si chiama Amianto, dove un po' di anni fa degli imprenditori colpevoli, perché sapevano che stavano uccidendo della gente, perché è stato un processo di errore, insomma, la questione degli eternizi di Casale. A Casale Monferrato moltissimo e un sacco di amici, no? È stata una tragedia incredibile e moltissime delle famiglie di Casale hanno avuto almeno un morto per asbestosi, per un idioma.
e per malattie connesse alla questione dell'esercizio. Allora, nonostante che quegli imprenditori siano giudicati, decidere di ammazzare o prelevare un'intera città, i cui danni si pagheranno prossimamente, perché il piccolo e grande Damiano da Galeno Parata arriverà nei prossimi 10-15 anni, la maggior parte delle persone non sapevano però che cosa era Damiano. Leggermi che per i Candelelli rappresentava la possibilità di dare un lavoro, di dare da mangiare ai propri figli, guardare l'aria a quattro. Adesso tutti sappiamo l'amianto che cosa significa per la salute delle persone, per la salute dei nostri figli. E guardate, se non lo dico nel notato, che nell'Appennino dove vogliono fare il tunnel di valico c'è presente l'amianto, lo scrive la provincia nei suoi documenti ufficiali, lo scrive la regione di Monte nei suoi documenti ufficiali. E allora, come dire, se sono le istituzioni, se la provincia e la regione che dicono che lì c'è una forte presenza d'amianto, se il binario è considerato un assassino, se si decide di bandire l'amianto in pochissimi paesi del mondo, vorremmo capire per quale ragione non dovremmo essere così stessi da dire no, va bene, tanti pure volete il terzo valico, intanto i cani si proveranno dall'Appennino, li porteremo nelle cave nel progetto che sono sparsi un po' per tutta la provincia. Guardate, noi siamo convinti di una cosa, ci sono momenti, no? Diciamo così, in cui anche bisogna lasciare la tranquillità della propria vita personale e bisogna provare tutti quanti insieme a mettersi in gioco. Io credo che l'amministrazione di Arquata questo lo stia facendo, cioè io credo che l'amministrazione comunale di Arquata, come dire, sia molto disponibile a ragionare seriamente, senza preconcetti, senza pregiudizi su questa roba. Io penso che molti cittadini organizzati nel comitato, organizzati dall'associazione ambientalista, a loro volta lo stanno facendo. Io credo che stiamo dimostrando che questo paese di numero 4 scrive sta a essere comunità e che ognuno nei propri ambiti, ognuno con le proprie modalità, le istituzioni sono istituzioni, i comitati sono comitati, le associazioni sono associazioni, credo che abbiamo tutti quanti il dovere per non vedere distrutto il nostro paese, per non rovinare la vita dei nostri figli e per dare ai nostri figli in questo paese, come noi abbiamo lasciato i nostri vecchi, di provare in qualche modo a pensare che insieme, prendendoci per mano, ognuno facendo la sua parte, quest'opera la possiamo fermare. Perché guardate, io sono convinto di una cosa, non c'è nessuno spazio per la mitigazione dell'impatto di quest'opera. L'amianto non guarda in faccia a nessuno, non c'è la possibilità per quelle spalle acquifere non vengano distrutte, non c'è la possibilità per cui non avremo, mi sembra sono circa 500 cani al giorno per attraversare le strade di Arquata Scrivia, cioè la nostra vita è assolutamente destinata a cambiare. È per questa ragione che tutto il movimento Natale Terzo Valico, perché non solo esiste il Comitato d'Arquata, ma esiste un po' tutti i comuni interessati all'opera, ha deciso di fare una cosa, la stessa cosa che avevamo fatto nel 2006, se vi ricordate. Una grande manifestazione pacifica partecipata da bambini, donne, anziani, vecchi, che provi, diciamo così, a rendere chiaro ed evidente che c'è una forte opposizione da parte delle popolazioni locali alla costruzione del terzo valico. Abbiamo convocato una manifestazione del 26 maggio che avrà il ritrovo alle ore 15 alla stazione Aperta di Arquata. Una manifestazione che vogliamo che sia una grande festa, una manifestazione pacifica che possa essere attraversata da tutti. E mi permetto quindi, diciamo così, da questo luogo in cui mi trovo, di invitare ufficialmente l'amministrazione comunale a partecipare, nei modi e nelle modalità dell'intervento più opportuno, perché per noi sarebbe molto importante che ci fosse un sindaco che decidesse con la sua fascia tricolore di manifestare al fianco dei suoi cittadini, perché questa è la nostra terra e questa terra dobbiamo riprenderla insieme. Thank you.